Aldilà, no, che sono molto contento. Ringrazio, no, la società, il presidente, perché loro hanno rinnovato fino al 2017 e vuol dire tanto per me perché vuole dire che hanno tanta fiducia in me. Sono io che stiamo al parlamento. Sì, questo lo dovete dire voi, io solo gioco e sudo la maglia e faccio del mio meglio. Proposito di gioco, fisicamente come stai? Pensi che riuscirai a essere in campo a San Siro? Forzerai? Sì, quello dopo deve decidere il mister. Oggi magari provo qualcosa per vedere come sto. L'importante è che in la risonanza non c'era nulla. Quando sei arrivato in Catania, eri poco più che un ventenne, quali erano i tuoi sogni allora e quali sono adesso, se non è che sono realizzati? Sì, secondo me sì, ogni anno ho cresciuto tantissimo, sono cresciuto perché dopo il professore mi rimprovera quando parlo male l'italiano. No, ti dicevo che sì, ogni anno sono migliorato tantissimo e sempre abbiamo lottato, no, per la salvezza e adesso stiamo lottando per un altro traguardo, quindi penso che ogni anno ha cambiato tantissimo. No, penso che tutti, perché il primo anno che ci siamo salvati alla fine è stato bellissimo, ovviamente è difficile, abbiamo avuto tanta paura, ma alla fine ogni anno è stato particolare e è stato bello. Questo rinnovo è una sorta di dichiarazione d'amore nei confronti tuoi, diciamo, della città, della squadra, ma se in futuro dovesse arrivare No, lo so, inutile parlare di questo perché adesso mi godo questo presente, questa rinnovazione. Poi se arriva qualche offerta che non è mai ancora arrivato, poi si vedrà con la società. Ma intanto mi godo il Catania e questo presente. sì, il record di presenze in Serie A con la maglia del Catania, mi senti un divino per all'interno del vostro spogliatoio? No, secondo me è un onore, un orgoglio rimanere nella storia, quindi questo è una cosa importante, spero di fare ancora tante partite e superare, no, altri record. Quale riconosci essere stato il tuo limite all'inizio della tua carriera? Quale allenatore Quello ho detto sempre che ogni allenatore ti lascia sempre qualcosa. Io sempre no, nomino Marino perché è stato il primo che mi ha fatto giocare, che mi ha insegnato tutto. Quindi poi devo parlare bene di tutti perché tutti mi hanno fatto giocare. Al di là di Simeone, che sono stato infortunato e non ho avuto la possibilità di giocare, ma penso che tutti quanti mi hanno lasciato qualcosa. c'è invece qualche giocatore che ti ha aiutato a integrarti all'inizio quando sei arrivato a Catania, magari hai fatto un po' da tutorial, cioè ti ha aiutato appunto a integrarti in Sì, questa realtà? all'inizio penso che tutti, gli italiani sono stati molto vicino a me, mi ricordo Mattia Viso, Ciro Polito, Gennaro Sardo, loro sono stati molto vicino a me perché sapevano che ero un po' in difficoltà, quindi loro mi hanno aiutato tanto. Mai sei un po' italiano da Venezia. Sì, un po' sì, un po' e un po'. Oltre ad essere entrato nella storia come record di presenza, sei entrato nella storia anche per un gol, quello della Juventus, magari quello il momento più emozionante. Sì, il gol è stato bellissimo, al di là del gol è stato un inizio di un campionato dove noi eravamo messi molto male, quindi con quella vittoria poi ci siamo ripresi e abbiamo fatto alla fine un grandissimo campionato. Ultimamente ti sei specializzato in un gol un po' così, un po' magistrale. Magari ci potrebbe scavare un altro.
Puede ser, a mí yo río de cuesta porque siempre que yo sento spesso Martínez y lui Scherzi me dice: Mariano, a te piace fare el gol difícil, ¿no? Me lo he dicho, va bien, ¿no? Scherziamo. Espero, ¿no? Si debo fare gol così, per me no c'è nessun problema, debo no essere tutti così. No, ma inutile dire una bugia, questa motivazione ce l'hanno tutti, giocare contro il Milan al San Siro penso che non è una scusa, la motivazione ce l'abbiamo tutti, sappiamo che siamo un po' lontano per continuare a lottare, ma sappiamo che possiamo vincere tutte le partite o ci proviamo a vincere, quindi dobbiamo arrivare lo più alto possibile. No, no, sapevo che era molto difficile perché davanti c'era una squadra, mi ricordo che c'era Davide Baiocco, c'erano tanti giocatori dove era difficile trovare spazio, ma penso che il primo anno in Serie A che ho fatto è stato positivo. Sì, sì, quello sto cercando, perché ho segnato sempre fuori casa, mi piacerebbe tantissimo segnare in casa e insultare, no, con i tifosi, con i miei compagni. Prima, la difficoltà in più sarà legata anche alle numerose assenze, dopo il tempo, sarà una partita complicata questa. Sì, è vero, mancano tanti giocatori, ma è anche vero che quelli che non hanno giocato daranno il massimo e sono anche in grado di farlo, quindi siamo un gruppo e qualsiasi giocatore deve giocare lo farà bene. No, in quella posizione mi sento bene, anche è vero che con Montella abbiamo giocato pure tante volte con il 3-5-2, io ho fatto tutta la fascia e anche mi sentivo bene, e quello è il mio ruolo e posso farlo al 100%. Questo sarebbe bello chiedere a loro, io mi alleno sempre al 100%, do tutto, magari non lo so cosa piace all'allenatore, io soltanto mi alleno e so fare quello che devo fare. Sì, può essere, è vero, all'inizio sono stato molto criticato, ma anche è vero che dopo loro hanno visto che sono migliorato e quindi loro, magari quelli stessi, no, che sono stato molto criticato, sono stati il primo a farmi complimenti e a vedere, no, quel cambiamento che ho avuto. Però sei rimasto sempre uno, questo tipo di persona. Sì, sì, quello può essere, io posso sbagliare tanti passaggi, posso sbagliare, ma l'atteggiamento, il cuore, tutto va sempre messo in campo. 200 partite ufficiali, già considerando anche la Coppa Italia. Qual è la gara alla quale sei maggiormente affezionato?
Questa è la gara sempre che a me piace giocare, il derby contro il Palermo, al di là che giocare contro le grandi squadre, Milan, Inter, ma penso che questa squadra è la più speciale per tutti. Mi piacerebbe, penso che non sono ancora la metà di quello che Zanetti, lui è un grande, lo stimo tanto e mi piacerebbe no, fare tutto quello che ha fatto lui nella sua carriera. Diventare Papa. Certo, così.